beh, è uscita aggiunta nuova. Mi pare il governo Renzi, no? Un po' del PD, un po' del nuovo centrodestra. Sai, parlare di governo Renzi, parlare di governo Spallitta, di governi, a Eh me no, perché non mi tanti si sono piace. scandalizzati. Ah, perché alla fine non entrano nei meccanismi delle cose e poi siccome magari io c'entro sono sempre quello cattivo, quello polemico. L'Italia non ne vale un tanto, perché storicamente questa è una giunta così allargata con tutta una serie di deleghe che alla fine creeranno più zuffa che costruzione politica. E questo è un errore gravissimo, perché doveva individuare quelle che sono le materie da mettere all'ordine del giorno, i passaggi che sono in grado di poter risolvere i problemi che ci hanno scarso. Hanno messo sti dossi per fare. Se noi ci mettiamo una volta vicina dove passa l'ambulanza, vedi che succede quando passa E si è l'ambulanza. fermata. Ci abbiamo fatti i servizi, cioè beh, non succede niente in Niente. questo paese. Per cui se tu pensi questa è la storia dell'ospedale, io posso perdere 2-3 secondi che sono la differenza tra la vita e la morte. Devo morire perché mi hanno messo i dossi che soffro pure fuori legge. Allora parliamo da giù. Vabbè, Parliamo da giù. ma tu dici mo le deleghe, ma questi con i pennacchi. Ma quando ti senti i pennacchi ti sta diretto diventi gallinaccio però, perché non è Ho che capito, però l'ha detto a periferie, l'ha detto quello sta all'alberi, qua. l'ha detto a Ma questo. quando però io vengo, siccome sono vecchio ormai, sono vecchio dalla politica, a me mi hanno fatto cominciare ad attaccarmi i manifesti. E sapessi quanti manifesti ho attaccato, no? Mi hanno messo a fare i primi articoletti. Mi hanno messo a fare cose, prima le cose, i parolacce che mi sono avviato perché sbagliavo, no? Ancora devi, Ancora ancora me le piglio, devi. vabbè, però alla fine vedi che mi piglierò le parolacce, ma nessuno mi dice, Pellicciari c'ha torto, finalmente, mo chiappamo, famo a fettuccine, tutti zitti, no? Ma te pare che devo vedere la frascata così? Io pensavo, meno male, adesso arriva Spalletta e andiamo a vedere che stanno facendo sotto via Regina Margherita. Manco glielo chiedo perché tanto non me ce lo porto, no? Meno male, vince Spalletta, ci farà sapere che fine farà il mercato. Meno male, no? Niente. Meno male, vince Spalletta, restauriamo la facciata del No, però Frascati. ha detto che fa Ma tutto. che a me facesse tutto, non mi Chi è che interessa. ha detto? Frattanto alla fine chiamerà un Chi è che ha architetto. detto ci manca l'aeroporto e poi ci avevamo tutto? Chiamerà un architetto del sistema, metteci Vabbè, però questo, fai questo, no? mo non essere No, so così non essere perché. precioso, questo è appena arrivato, no? Ma non è appena arrivato per Ha niente messo sì e perché. non piede dentro Senti, l'amministrazione. ma chi si è portato tutta roba vecchia? Ci ha detto che faceva rinnovamento e rinnovamento per Ah, e meno quella era la lavoratori. politica a Frascati, No, e no, tu E fai come rinnovamento. no? No, perché sul rinnovamento si spacca il PD. Sul rinnovamento c'è stato uno schieramento di tipo ideologico, non c'è stato uno Ma schieramento di potere. scusa. Allora tu dici chi si è portato? Ok, da qua c'è sta Casagrande, c'è sta Filipponi, Ma non mi c'è interessa. sta. Ma dall'altra parte se vincevano quell'altro chi c'era? Ah, stessa cosa. C'erano il Trioleschiano, Di Tommaso, Io dai, non no? voglio, sì, ma io non voglio fare il nome, ma c'era uno importante di Frascati che stava a passeggiare, la sera dei risultati, a passeggiare via Cesare Battisti, aspettando, strillavano per andare a farsi a complimentare. Allora, ma io posso tenere sta gente A così che. seconda dove strillano io vado. Ma non hai capito Okay. ancora come Che poi stavano? stavano pure vicini, io, per cui Vabbè, infatti quello se stava a trattava di sinistra, l'altro fare era arrivato subito, no? 20 metri, imboccava Allora, in altro che poi alla portone. fine ho capito che da questo atteggiamento ho capito che non c'era rinnovamento. Quando dico sì. Vabbè, mo però aspetta, vediamo i fatti, no, vediamo i Allora, fatti. senti, la politica, ricordati, è l'arte della prospettiva. Quello che decidi oggi si paga domani. Punto. Noi stiamo pagando tutti gli sbagli di Franco Posa nella gestione di Franco Posa fino ad oggi. Chi ha detto a Di Tommaso di partecipare alle primarie? Sono stato io. Poi alla fine che ha fatto? Se rimaneva nel PD Di Tommaso sarebbe stato capolista e capolista c'era poi un posto in giunta.
Invece, guarda caso, si è nato pure lui dalla parte dei Passo Santi. E vabbè, ma faceva parte del Tricolo Schiero. Ma io a me non mi interessa, però alla fine questa era una elezione storica, si sapeva benissimo che cos'era. Ma come tu, scusa, tu cerchi il rinnovamento e poi dopo a Di Tommaso gli dici ricandida. No, perché sono 15 anni che sta là dentro. No, frena, no, tu devi entrare che in politica ci vuole anche l'etica. Tu non, un partito non può bruciare un sindaco dopo 5 anni, no, lo massacra addebitando tutte le responsabilità dei danni di Frascati a un sindaco. E che la colpa è mia, mo. No, no, questa non è la tua. Sto dicendo all'interno del partito questo è successo. No. Punto. Questo è un altro. Perché alla fine entra che quando ci metti il sindaco, ci metti la faccia. Sarà un pessimo sindaco. Può essere pure, no? Però alla fine c'è stata tutta una stola di funzionari, no? Cioè che possono consigliare e gestire una buona gestione. Vabbè, ma che volevi gestirli? Ma dai, gli ha lasciato l'eredità che gli ha lasciato. Però vedi, alla fine siccome l'eredità gestita male, cioè non l'ha saputa gestire, oppure non l'ha voluta gestire, no? E di fatto dovevi accarci e dovevi butti fuori, non è possibile. Punto. Di Tommaso si è buttato fuori da solo, non si è buttato fuori nella fattispecie dal partito, no? Questi sono equilibri importantissimi in politica. Ho capito, però mo tu mi devi spiegare come fai a Di Tommaso partecipa alle primarie. Certo. Ma ti aveva spiegato a via Regina Margherita che aveva fatto? Ti aveva spiegato il mercato coperto? A me non mi interessa. Eh no, dico, no, a che titolo gli dici partecipa? Perché siccome a via Regina Margherita la delega ce l'aveva Franco Posa, io attaccavo il sistema affinché Franco Posa mi rispondesse, che non mi ha risposto. E te credo che te risponde, e che te racconta? A me non me ne frega niente, a me la risposta a me è la domanda che pongo. Mo ti risponderò io su via Regina Margherita, rispondami tu. Che ho trovato un altro Mose. Un altro Mose ho trovato. Ma oggi è così. Adesso me la studio bene sta pratica. Io trovo che c'è questo oppressione, cioè c'ho scritto proprio un articolo, no? Sul Mose. Alla fine ti dico che c'è sta il pizzettaro di Napoli che si è ammazzato perché la moglie stava da una mano, gli hanno fatto una multa in 24 ore, quello si è ammazzato, giri un giornale, Mosa mi ardi a tutto spiano. Ma non è possibile, no? Questa non è una società. Resta il fatto che là sotto non c'è andato nessuno a vedere. Perché mi fa al di là di quello che è successo amministrativamente, siccome non c'è quello nessuno, che è stato fatto, vuol dire che tutti sanno che succede e che non si può dire. Però fuori c'è sta la pietra verde. Poi hanno fatto quello schifo dell'ascensore, ma quella è una vergogna. Poi ci andiamo a fare come i musulmani. Un po' di vetro, ma sa quanto dura quello da anni qua? Proprio non. Ma pensa che c'era, un giorno passavo, coincidenza, c'era l'ex presidente del consiglio comunale, c'era l'assessore, c'era il sindaco, c'era, e stanno pensando a questa ascensore. Allora io gli ho detto, ragazzi, fate una cosa, arretratelo, perché qua anticamente prima della guerra c'era una fontana. Allora voi ci fate una bella fontana, no, e dietro nascondete l'ascensore. Tutti stanno, adesso dicono, lei non sa chi ero io, capito? Capito? No, ma alla fine Però tu gli hai detto candido ai primari. Certo. Con questi risultati. Certo, e non mi interessa. Con quei risultati gli hai dato il consiglio. Siccome sei stato bravo candido. No, perché l'elezione è un giudizio del popolo. Non è nel giudizio di partito, è un giudizio di popolo, per cui se lui pigliava il voto suo solo avrebbe capito che l'errore della politica era il suo. Ma secondo te questi 15 anni come sono stati? Ma 15 anni sono stati liquidazione di Frascati. Liquidazione? Sì. E com'è che hanno preso più voti? È che hanno preso più voti perché non c'è stato il giudizio del popolo. Senti, allora guarda, fai una popolo bue. Scusa, i politici fanno le analisi e poi e io faccio la mia analisi. Renzi dice io ho preso il 48% dell'elettorato, punto, e vanta un successo. Ma Renzi non ha preso il 48% dell'elettorato. 40%. Il 40%. Perché il 50% degli elettori è non stato ha chiaro, votato. È chiaro. Allora lui è il 40% del 50%, per cui rappresenta il 25%. Certo. No? Nemmeno, capito? Nemmeno. Il 25%. Allora poi dica al centro-destra, e poi dica al centro-destra, no, ma manco io lo dico perché non sono in grado nemmeno di capirti, no?
Allora, se io ho il 70% di persone che non vota PD, no, è un popolo moderato, è cioè, possibile che non riesca a creare una linea politica aggregante di un popolo che non vota perché si è rotta le scatole? Ma che c'ho tanto a capirlo? Che belli, c'è di deserto.